Shalom, shalom. Shalom, ma chi amo a quat bagna mia sharala. Yahow bashe mia usher braktam. Prima di iniziare, voglio dare tutta la gloria, potere, adorazioni al Padre nostro, all'Onnipotente. Yahow bashe, Yahow shai, bashem kukak kudash. Voglio dare doppio onore agli anziani, apostoli della Great Millstone GMS, per avermi insegnato questa verità. E saluto gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano e insegnano la verità della Sacra Bibbia in sincerità umiltà, e umiltà e che vivono servendo Yahweh Bashem Yahweh Shai, Shalom, Shalom. Sono qua con questa lezione oggi perché stavo meditando sui primi insegnamenti che il Signore Yahweh Shai ci ha dato. Prima di continuare, ricordo che Yahweh Shai è il nome, vero nome, originale dall'antico ebraico del nostro Signore Salvatore, che il mondo ignorantemente dall'inganno chiama con il nome greco di Jesus Christ, Gesù Cristo, nome abominevole, nome che non salva. Il nome che ti dà il potere di, nello spirito di riunirti al Padre è Yahweh Shai, il Salvatore. Conoscere il vero nome, conoscere il vero aspetto, scuro, nero, negroide del Signore, il Figlio dell'Altissimo, e quale nome del Padre Onnipotente, Yahweh, che significa colui che esiste, sempre dall'antico ebraico. Questo è quello che ci salva, questo è quello che ci cambia. Conoscere il nome del Padre, il nome del Figlio, conoscere le proprie origini, il popolo di Israele, conoscere l'appartenenza al popolo di Israele, il popolo di Israele che oggi è disperso in tutto il mondo, che si può identificare nei così chiamati negri, latini, indios, taino, nativi indiani d'America. Questo è il vero popolo di Israele. E conoscere in quali tempi siamo, conoscere che siamo nei tempi dove al governo c'è il diavolo, ci sono i diavoli, cioè gli Edomiti, la nazionalità biblica Edomiti, Edom, cioè l'autoproclamato uomo bianco, sono loro i diavoli della terra, che adesso detengono il governo, hanno il potere oggi. Quindi noi conosciamo che oggi stiamo vivendo nel regno dei malvagi. È per questo che attraverso la Sacra Scrittura riusciamo a trovare consolazione, perché siamo coscienti della promessa che ci è stata fatta dal Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, per mezzo di Yahweh Shai. Quindi credere a Yahweh Shai, credere a ciò che verrà, e quindi prepararci. E questo è quello che ci chiede il Signore, di prepararci. E stavo leggendo i primi capitoli dei Vangeli. I primi tre Vangeli sono simili, Matteo, Luca, Marco sono simili, poi il Vangelo di Giovanni invece è ancora più profondo. E nei primi tre Vangeli comunque ho voluto meditare e approfondire i primi insegnamenti. Quali sono stati i primi insegnamenti che il Signore Yahweh Shai ci ha dato? Qual è il suo messaggio? Salakia, cioè quali sono i primi insegnamenti? E poi, naturalmente, qual è il messaggio che il Signore ha portato, il messaggio, la buona notizia, perché ecco, Vangelo, buona notizia. Comunque i primi insegnamenti, era questo quello che volevo portare in questa lezione, in questo video, che Yahweh Hashem Yahweh Shai Ratzan non dovrebbe durare molto. Si trova nel libro di Matteo, o anche nel libro di Luca, noi prendiamo Matteo, dal capitolo 4. È dal capitolo 4 che inizia il Signore a insegnarci la sana dottrina, ad insegnarci, a darci cibo spirituale, a darci acqua viva. È qua che inizia, perché quando Yahweh Shai fu condotto, questo è il capitolo 4, allora Yahweh Shai fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame.
E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: Se sei tu il figlio di Yahweh Hashem Yahushai, di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. E qua, al versetto 4, capitolo 4, versetto 4, c'è la prima insegnamento che il Signore Yahweh Shah ci dà, cioè egli rispose: sta scritto, non di soltanto pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio, dalla bocca di Yahweh Hashem Yahushai. Questo è il primo insegnamento che il Signore ci dà, cioè che non di solo cibo carnale che l'uomo ha bisogno, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Yahweh Hashem Yahushai. Qual è la parola che proviene dalla bocca? È la Sacra Bibbia. Questo libro è tutta parola che viene da. Questa è le labbra che Yahweh Hashem Yahushai ha ispirato. E come ci dice anche la prima lettera a Timoteo, che ha ispirato gli uomini che hanno scritto la Sacra Scrittura. Lo prendo velocemente. Primo Timoteo, capitolo 3. Salachia. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dice: Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi ecco, ogni scrittura è ispirata da Yahweh Hashem Yahushai, quindi il primo insegnamento che Yahweh Hashem ci dà è non di soltanto pane vivrà l'uomo, ma di ciò che è da ciò che proviene dalla parola che proviene dalla bocca dell'Altissimo. E cos'è che proviene dalla bocca dell'Altissimo? Le scritture. Quindi ci comanda, ci insegna a studiare le scritture, a leggere le scritture, a nutrirci, a nutrire il nostro spirito. Perché già ho fatto una lezione dove la Sacra Scrittura è il nostro cibo spirituale. Noi abbiamo bisogno tutti i giorni di leggere le scritture, perché nelle scritture, nella parola, c'è la vita. Quindi è il primo insegnamento che Yahweh Shai ci dà, cioè di leggere la parola, di studiare la parola, di confidare nella parola. La parola di Yahweh Hashem Yahushai, le scritture, la parola che è anche attraverso Yahweh Shai ci ha portato, attraverso tutti i suoi servi, i profeti, e attraverso suo figlio, nostro Signore. Quella è la parola. Quindi è il primo insegnamento che ci dà, cioè leggere le scritture, perché proprio leggendo le scritture che noi ci rendiamo conto che oggi viviamo in un mondo che non appartiene, in un mondo che non è gradito all'Altissimo, in un mondo che è nelle mani dei malvagi, nelle mani del diavolo, perché lo si vede. Perché se noi, come ci ha comandato e come ci ha insegnato il Signore, andiamo ad imparare ciò che viene dalla parola, dalla bocca del Padre, ci rendiamo conto che il mondo nel quale viviamo non è il mondo che vuole l'Altissimo. Quindi è per questo che abbiamo bisogno. Purtroppo le chiese e le religioni hanno fatto diventare la Sacra Bibbia un libro noioso. Naturalmente in mano ai malvagi tutto non è visto bene. È per questo che allora hanno chiuso la porta, hanno chiuso la porta a coloro che vogliono salvarsi. Quindi per questo che è bene prendersi le scritture, perché parlo personalmente per me, quando sono entrato in questa verità, quando ho ricevuto la verità, cioè qual è la verità, Yahweh Shai, quando ho conosciuto il vero nome del Salvatore, quando ho conosciuto il vero aspetto, ho dovuto prendere le scritture per iniziare ad imparare da capo, per iniziare a nutrirmi, per iniziare ad avere conoscenza, che proprio come dice Yahweh Shai, dobbiamo tornare bambini, cioè iniziare a imparare da capo. E quindi abbiamo la Sacra Scrittura che è la.
è la nostra mappa per essere graditi, per fare la volontà del Padre nostro. Ricordate che chi non fa la volontà del Padre non è gradito e non entrerà nel regno dei cieli. E quindi qui abbiamo il primo insegnamento che si trova al capitolo 4, sia di Matteo sia di Luca, le prime parole che Yahweh Shai insegna. Il primo insegnamento è questo qua: non di soltanto pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio, di Yahweh Shem Yahushua, che poi è dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, che viene questo insegnamento. Quindi ci fa capire, ecco, che Yahweh Shai ha preso un libro dell'Antico Testamento, il Deuteronomio, per insegnarci a difenderci dal malvagio e a vivere come è gradito al Padre nostro. Quindi, Can, vorrei che arrivasse questa potenza della scrittura, che sia Antico e Nuovo Testamento, sono una cosa sola. Che Yahweh Shai, come dice lui nel capitolo 5, al versetto 17, non sono venuto ad abolire le leggi, ma a portarle a compimento. Quindi, ecco, ci sta dando una conferma. È proprio lui, infatti, che, ecco, parla, prende un versetto del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, dove dice: non di soltanto pane vivrà l'uomo, ma della parola che viene dalla bocca di Yahweh Hashem Yahushua. E quindi sta qua prendere la scrittura, e noi che siamo in questa verità, o chi capita a guardare questo video, deve sapere che è nelle scritture che trova la consolazione, il cibo, la vita, tutti i giorni. Io personalmente vi dico che se lascio un giorno scritture, mi perdo, e proprio iniziano ad attaccarmi, i pensieri, gli spiriti negativi. Invece la parola ti tiene saldo, ti tiene forte, come edificio spirituale che siamo, perché il corpo è il tempio del Padre, dove risiede lo spirito del Padre. Noi dobbiamo nutrire attraverso la parola. Quindi non possiamo fare a meno della Sacra Scrittura, ma ogni giorno, tutti i giorni dobbiamo nutrire il nostro spirito con la parola. Io quando dico questo lo dico prima di tutto a me stesso. Prima, quando io insegno, insegno a me stesso. E poi sarà edificato qualche fratello o qualche fratello israelita sulla faccia della terra posso tenere alto lo spirito mio e di qualche fratello o qualche sorella. Siamo dispersi, fratelli e sorelle, nello spirito, nel lignaggio, nella speranza che torni presto Yahweh Shai. Quindi questo è il primo insegnamento che Yahweh Shai ci ha dato, cioè di vivere della parola, e quindi vivere non solo mangiare il cibo, ma mangiare anche la scrittura. Quindi tutti i giorni nutriamoci con la scrittura. Andando avanti, al capitolo 5, versetto 5, dice: allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei tu il figlio di Dio, gettati, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Comunque, queste sono le tentazioni che Yahweh Shai ha affrontato nel deserto durante il suo digiuno. E quindi stanno qua i primi tre insegnamenti. Il primo insegnamento, l'abbiamo detto, è che l'uomo vive non solo di pane carnale, ma soprattutto di pane, cibo spirituale, cioè la parola, la scrittura, la Bibbia. Il secondo insegnamento che ci dà Yahweh Shai qui è di non tentare, perché al versetto 7 dice: Yahweh Shai gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore, Yahweh Hashem Yahweh Shai, tuo potere, che si trova nel Deuteronomio 6, 16, capitolo 6, versetto 16. Qua riprende sempre
riprende sempre l'Antico Testamento, il Deuteronomio, quindi per dare proprio completezza, antico e nuovo. Cioè non tentare, di non dire, ah, se Dio esiste, allora che faccia succedere questo, oppure che faccia quest'altro. Cioè di non tentare, di non offendere l'immensa maestà e grandezza che Yahweh Hashem Yahushua ha il potere di fare qualsiasi cosa a lui è gradito, ma di essere umili e di chiedere in preghiera e in umiltà, ma non di tentare in modo, ah, se tu ci sei, se tu esisti, fai questo. Questo significa tentare. Quindi questo è il secondo insegnamento che Yahweh ci dà, di non essere arroganti, superbi, quando preghiamo il Signore Onnipotente. E poi voglio, ecco, chiudere con questo, con il terzo insegnamento, che è l'insegnamento che se, ecco, che se tutti noi, israeliti dispersi, ci mettiamo a leggere la scrittura, possiamo capire che siamo circondati da idolatria. Idolatria, cioè dare il culto a ciò che non è Yahweh Hashem Yahushua. Infatti, nel terzo insegnamento che Yahweh Shai dà a noi, al popolo di Israele, perché Yahweh Shai è venuto per il popolo di Israele, che è la profezia che Michea, 700 anni prima dell'arrivo del Signore, ha dato, come è presente nel capitolo 2 di Matteo, versetto 6, o in Michea, capitolo 5, versetto 1, dice: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Quindi questo qua è un messaggio destinato al popolo di Israele, negri, latini, indios, taino, nativi indiani d'America, noi che del sud Italia, ma siamo dispersi in tutto il mondo, anche se adesso assomigliamo agli oppressori, perché ci siamo mescolati con loro, ma dentro il nostro DNA, il nostro spirito, sia fisicamente sia spiritualmente, siamo israeliti, abbiamo la prova nello spirito, perché crediamo nell'Altissimo e crediamo in suo figlio, il figlio dell'Altissimo, colui che è il re, che ci insegna. Quando Satana gli mostra tutti i regni della terra, e qua abbiamo conferma, di nuovo, al versetto 8 dice, di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni della terra, tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: Tutte queste cose ti darò se tu ti prosti e mi adori. E allora Yahweh Shai disse, qua però per farvi capire che nelle mani di chi è il mondo oggi? È nelle mani del diavolo, dei diavoli. Chi è il diavolo? Il diavolo è l'ingannatore, diavolo, dal greco diablos, uomo che inganna, uomo astuto, menzogna. Quello che oggi ci riempiono, ingannatori che oggi governano, i malvagi che ha proposto, ecco, il regno, che ha proposto il mondo e la gloria, dicendogli tutte queste cose, da cosa ti prosti e mi adori? Colui che per un tempo ha il governo su questo mondo. Ma Yahweh Shai gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Adora il Signore Yahweh Hashem Yahushua, tuo potere, e a Lui solo, a Lui solo rendi il culto. A Lui solo rendi il culto. No madonne, no santi, no nessun altro. Solo all'Altissimo, solo all'Onnipotente rendiamo il nostro culto. Tutte le nostre adorazioni e preghiere. Confidiamo solo a Lui solo. È data ogni gloria e potere nei secoli dei secoli. Questo è il terzo insegnamento, i primi tre insegnamenti, i primi tre. Leggi la scrittura perché è la parola di Yahweh Hashem Yahushua. Non tentare l'Altissimo dicendo se ci sei, fai questo. No, no, no. Il Padre
padre ha il potere di fare qualsiasi cosa, ma a lui sono graditi gli umili, le persone umili sono gradite. E tre, di adorare, dare solo al padre, Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, le nostre adorazioni, le nostre preghiere, la nostra devozione. Questo è l'insegnamento che Yahweh Shai, i primi tre insegnamenti che volevo portare, su quale ho meditato, ho detto, cavolo, se uno per un attimo si mette e dice fammi leggere gli insegnamenti del Signore, quali sono i primi insegnamenti? Il primo insegnamento di leggere le scritture, la parola di Yahweh Hashem Yahushua nella scrittura. Questo è il primo insegnamento. Quindi automaticamente andiamo a leggere e conosciamo il Padre, conosciamo che il Padre è onnipotente, tutto può, nulla è impossibile a Yahweh Hashem Yahushua. Lo conosciamo, non lo tentiamo, lo temiamo e soprattutto adoriamo solo Yahweh Hashem Yahushua. Kalalah Yahweh Hashem Yahushua. Questi sono gli insegnamenti, i primi insegnamenti che Yahweh ci ha dato. Semplici, chiari, nessun giro di parola, diretto. E oggi? Oggi c'è un casino, oggi si vanno dietro a madonne, santi e chi più ne ha più ne metta. Idolatria quella. Se non si va a ubbidire, quindi se si crede al figlio dell'Altissimo, bisogna ascoltare le sue parole. Quindi spero di essere stato edificante nel tenere alto lo spirito. Poi voglio fare una piccola parentesi su il messaggio che Yahweh è venuto a portare. Il messaggio che è venuto a portare il figlio dell'Onnipotente, ve lo leggo, si trova sempre al capitolo 4, versetto 23, dice: Yahweh andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno. Salacchia, è predicando la buona notizia del regno, che è questo il messaggio che è venuto a portare il Signore, di non farci bene i terreni, di comportarci secondo i suoi insegnamenti, perché lui predicava la buona notizia del regno che Yahweh Hashem Yahushua ha dato a lui, il regno che stiamo aspettando, il regno che verrà. Siamo negli ultimissimi tempi, siamo qui alla porta, Yahweh Hashem è alla porta. Quindi non aspettiamo più tempo per convertirci. Quale messaggio? Che è venuto il messaggio, proprio il primissimo messaggio è convertitevi, ravvedetevi, cambiate vita, perché il regno dei cieli è vicino. E se era vicino 2000 anni fa, significa che oggi è vicinissimo. E quindi, perché cambiare vita? Perché per entrare nel suo regno, che lui è il re, e lui decide, lui è colui che viene a giudicare, dobbiamo comportarci come ci ha insegnato. Ok? Detto questo, spero di essere stato edificante e voglio dare tutta la gloria, il potere, adorazione all'unico e vero potere vivente. Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Rukach Dash, doppio onore agli anziani, apostoli della Great Millstone, CMS, Gran Pietra di Molino, gli uomini che il Padre si è scelto per insegnarci questa verità e per diffondere la verità della Sacra Scrittura. E saluto tutti gli eletti della casa di Israele, tutti coloro che hanno ricevuto questa parola di verità, che la vivono, la soffrono, che servono. Il Padre mio Yahweh, Hashem Yahushua, il Signore, nostro Salvatore Yahushua, Ayakiam e le Aquat che ascoltano, Shalom, Yahweh, Hashem Yahushua, Barakatam, alla prossima, Shalom.